andiamo a dividere, c'è la sinistra che dice ma sì venite che c'è spazio, la Lega che prende potere qua perché via i clandestini. E poi sono d'accordo entrambi quando c'è da fare una guerra all'estero che causa impoverimento, immigrazione. Sono d'accordo a sponsorizzare e a dare quattrini alle multinazionali che corrompono i grassi dirigenti africani, lo fa l'ENI. E poi i nigeriani vengono qua perché non hanno risorse lì. Però Lega e quegli altri pontificano, io lo vedo in Parlamento, pontificano l'amministratore delegato di ENI, che si chiama De Scalzi, indagato per corruzione internazionale, messo lì da Renzi dopo che c'era Scaroni, uno che ha patteggiato tangenti. Ma di che stiamo parlando? Però le abbiamo tutte le informazioni. Oggi si tratta di agire, di mettere insieme dei gruppi, di far tornare questi meetup ad essere dei luoghi di azione, perché fare è il miglior modo di dire, e non dei luoghi di discussione autoreferenziale. Questo lo fanno le sezioni dei partiti, non lo fa il Movimento 5 Stelle. Fa questo, chi si incatena davanti all'inceneritore, noi vediamo, perché gli inceneritori provocano il cancro. E il cancro poi a Roma si dice a chi tocca insengrugna, se lo becca il ricco, se lo becca il povero, se lo becca l'italiano, se lo becca lo straniero, se lo becca l'anziano, se lo becca il bambino. Questo fa il cancro, non guarda in faccia a nessuno. E allora perché assieme non blocchiamo gli inceneritori incatenandoci con la disobbedienza civile, con la non violenza, ma facendo capire ad uno Stato che i cittadini non sono sudditi e dicono e stanno solo a dire signor sì, e pensano che l'unico modo per cambiare la società sia una volta ogni 5 anni fare una X. Non è più così, il voto serve, ma serve di più organizzarci e in maniera non violenta, lo ripeto perché ci stanno i telegiornali, non violenta, far capire che la sovranità è la battaglia del futuro, sovranità alimentare, possiamo qui il territorio dove qualsiasi cosa sapete fare meglio del mondo, qualsiasi prodotto alimentare lo sapete fare benissimo, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, sovranità energetica, possiamo noi Italia a diventare sovrani dal punto di vista energetico, produrre la nostra energia e non essere succubi e schiavi o del gas di Putin o del gas di scisto nordamericano, lo possiamo esserlo. Possiamo essere slegati da ogni informazione che manipola. Io quest'estate ho scritto quello che ho scritto sul terrorismo internazionale, mi hanno descritto come un bombarolo, uno che si vuole far saltare in aria. Questo fanno. Possiamo essere sovrani dal punto di vista monetario, possiamo riprenderci la nostra moneta. Il 5 Stelle nasce per questo. Andiamo oltre le simpatie e le antipatie, vediamo come vota, andiamo dietro, sosteniamo Giulia Cilbertoni e aiutiamola quando entrerà, perché entrerà in regione, e pretendiamo da lei quello che non siamo riusciti a pretendere dagli altri, perché se gli altri rubano è perché gli abbiamo permesso di farlo, noi, non che quello è l'altro. C'è uno scrittore che si chiama Thoreau, che ha scritto un libro sulla disobbedienza civile, e lui dice che l'oppressore non si rende conto del male che causa la sua oppressione fino a che l'oppresso glielo permette. È così, gliel'abbiamo permesse tutte, tutte, e continuiamo perché per paura, paura di perdere un posto da 3 euro l'ora, lo so, però fino a che non alziamo la testa, noi non ci riprendiamo sto paese. Io li vedo tutti i giorni le persone della destra, della sinistra, e sono anche persone oneste. Però fanno parte di un meccanismo, di un sistema legato ai soldi, legati al profitto, a quella poltrona, che li fa, come dire, li obbliga a fare il compromesso. E in un paese come il nostro, nato anche dalla trattativa Stato-mafia, la Repubblica attuale, il compromesso oggi è mafia.